Rivenuti nella simulazione della seconda stagione della sfida con David. Siamo alla partita di Coppa, la EFL Trophy, John Trophy Cup. Giochiamo contro il Blackpool. Abbiamo comprato dei giocatori, però sinceramente non lo so. Ok, non so come andrà a finire. Facciamo questo 4-3-3, schema 3 di contenimento e andiamo avanti. Vediamo come finirà. 2-1, ha segnato il giapponese, molto bene, quindi ha fatto, cosa ha fatto? Una doppietta, presumo, perché sì, ha fatto la doppietta lui, bene, molto bene, quindi insistiamo con questo schema, aspettiamo solo che carichi, perché non so come mai sto FIFA è lento così, non riesco a capirlo, se dipende. Allora, andiamo a simulare l'allenamento. E andiamo subito in campionato alla 18ª, siamo alla fine del girone andata. Sono un buon periodo, ultimamente mi sento bene, quindi spero di giocare. Sicuramente ci chiederà di giocare. Ovvero, per secondo me, vorrebbe giocare. Allora noi chiaramente gli diamo una possibilità. Ci penserò. Owebi Obulabi, attaccante. Ci penserò. Quindi così almeno giocano un po' tutti e vedi che non me lo dà subito. Ho delle difficoltà, c'è qualcosa che boh, non va. Devi schiacciare proprio forte, ma mamma mia, tremendo. Ok, andiamo contro il Luton Town. Andiamo subito a vederci un attimino chi ha chiesto di giocare. Allora, abbiamo anche questo che abbiamo comprato, questo giovane Ape. Dunque, Arroyo ci aveva chiesto di giocare, mi sembra, se non vado errato. Abbiamo anche Barcola, questo giovane portiere. E andiamo a cambiarci, mettiamo Jakobsen qua, che forse è più il suo ruolo. Andiamo a prendere Coleman, mettiamo Musaba, però non so perché mi dà Musaba, che non è un CC, vabbè, Musaba, va bene così, non rompere. Allora, DHB lo sostituiamo con Kan. E andiamo in campo con questa formazione. Sostituisce automaticamente il giocatore. Dai, questo è un bug clamoroso. E perdiamo chiaramente. Continuiamo a perdere tutte le partite. Ma va bene così. Continuiamo a perdere tanto. Allora, andiamo avanti. Wood, crescita intanto ci dicono che è completata, meno male. Io la faccio un po' così, ragazzi, non sto. Minchia, ma è lentissimo, ma come mai? Ok, io direi che perfetto. Quindi Wood è diventato un terzino sinistro a tutti gli effetti. Andiamo a vedere le nostre notifiche, cosa cavolo ci dicono. Il turnover è importante. Ma porca d'una puttana. Ok, stata una decisione difficile. Vabbè, l'acqui. Ok, poi posto in arrivo. Siamo soddisfatti della continua crescita di Connor Wood. Ok, bene, molto bene. Ok, discusso inizio stagione, obiettivo di crescita dei nostri giovani, rappresenta un traguardo importante. Perfetto, bene. Allora ragazzi, andiamo a provare a fare di nuovo 4-3-1-2. A questo punto mettiamo due punte.
Ah, ci hanno spostato una partita, Lentio-Movent contro. Ok, andiamo a sceglierci Ovulavi, chiaramente lo facciamo giocare, diamo fiducia a Duke Smith, togliamo questo, mettiamo Musaba, che io sposterei più avanti. Jakobsen lo lasciamo qui, CDC, Young Ball lo togliamo, mettiamo Coleman. E qui, visto che c'è Wood che è diventato un terzino sinistro a tutti gli effetti, mettiamo lui. Oggi lo andiamo a togliere, mettiamo lui. E non capisco il perché. Vabbè, andiamo in campo così, io non capisco perché, ma se lo metto di qua perché non devo, non posso. Risolviamo il problema, proviamo a farlo così. Io volevo far giocare un po' a Bula qui, quello lì, questo. Allora togliamo Ape, mettiamoci lui, andiamo di nuovo a simulare, vediamo, lo facciamo fare automaticamente, via. Boh, non so come mai fa questa cosa. 2-2, bene, continuiamo a pareggiare, qua non si vince più. E quindi davvero squalifica scontata, va benissimo così, siamo ormai alla fine di questo pessimissimo girone d'andata, tribuleremo sicuramente a salvarci, perché io ritengo che tribuliamo. Giochiamo contro il Portsmouth. Siamo alla nostra consueta formazione base, giocatori tutti fuori ruolo, io veramente non ci sto capendo più niente, mettiamo Barreal, mettiamo Arroyo e mettiamo questo, Kan non è un terzino, mettiamo lui e qui ci mettiamo questo, vediamo se Duque o Uovi. Andiamo a simulare. Oh, vittoria importantissima. Segna proprio Uvulabi. Molto bene, bravissimo. Meno male, mi ha dato fiducia e ci ha ripagato col gol. Ok, ragazzi, allora adesso andiamo a fare le ultime due velocemente, perché sono 24 le squadre, quindi c'è ancora 3 giornate alla fine di giornata d'andata. Io direi di provare a lasciare questo schema qui con questi giocatori, proviamo. Kan gli daremo una possibilità. Vediamo un attimino. Ok, Barral si sta comportando davvero bene. Mettiamo Musaba. Lo spostiamo così. Questo Lattanzi non è che sia un grande attaccante. Io ci metterei. C'è anche Sotorio che può giocare, quindi mettiamo lui. E la difesa direi di lasciare questa. Andiamo a simulare. Speriamo almeno di non perdere. E vinciamo 2-1 con rete di Coleman e Barreal. Molto bene, questo giovane interessante. Perfetto, abbiamo vinto. Allora adesso andiamo. Vedere. Turno 2 di Coppa. Con il Crail. Ok. Andiamo piano piano, vediamo quando si sbrigherà. E giochiamo questa partita di coppa, andiamo con i Crail. E guardate, non voglio cambiare niente, voglio lasciare questa partita qua, andiamo questa formazione, andiamo a simulare, sicuramente perdiamo con i Crail 1-1. Beh, insomma, non bene, ma neanche male. Oh, mamma mia.
morto stanchissimo. Ok, dovrebbe essere l'ultima di campionato. Abu Dhabi vuol giocare, quindi direi di andarci a mettere questa formazione qui. Facciamo 4-3-1-2 e facciamo Musava, lasciamo giocare qua, però lo andiamo in appoggio a Smith. Swanney, James, oggi. Allora, facciamo rigiocare Arroyo e Abu Dhabi. Perfetto. Andiamo a simulare e vediamo quello che succede. 0-0 con lo Sheffield. Vabbè, un punto che non guasta, muove sempre la classifica. Chiaramente qui non si parla di promozione assolutamente, perché siamo lontanissimi, presumo, da essere l'ultima di campionato, questa di andata, quindi andiamo a farcela col Morecambe. Io direi di provare a lasciare questa. Vinciamo 1-0, segnato James, molto bene. 1-0, direi che insomma tutto sommato i punticini li abbiamo fatti, li abbiamo fatti. Quindi ok, siamo a posto così. Perfetto. Ci giochiamo con il Burton ancora questa partita. Andiamo a cambiare la formazione. Io direi di però... Cosa dite? Cambiamo qualcosina qui. Smith, mettiamo Musaba o Kaja, mettiamo lui. Con supporto Sotiriu, lo lasciamo lì anche se non può giocare. Togliamo via questo, mettiamo Smith. E cambiamo anche la difesa. Facciamo giocare un pochettino i nuovi, e Wood va a giocarsela qua. Bene, andiamo a simulare e vinciamo. Gol di Sotiriu e Smith, molto bene. 2-1 contro il Burton. Bene, 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 va bene. Andiamo a vederci la classifica, intanto andiamo avanti. Quasi quasi mi conviene andare sul calendario a farlo viaggiare io, perché sennò così ci va una vita. Ok, andiamo a vedere la classifica prima di, eventualmente poi si inizierà il girone di ritorno. Allora, guida Luton, Hull City secondo, Blackpool, Wigan, Plymouth, Sheffield. Queste sono le squadre che andranno a promozione diretta, le prime due. Dalla terza alla sesta faranno i playoff. Noi dalla sesta siamo lontani un'eternità, presumo, perché siamo, siamo a 11 punti, quindi sono tanti 11 punti. Vabbè, non disperiamo, l'importante è salvarci, poi vedremo. Va bene ragazzi, direi che per adesso è tutto e ci rivediamo alla prossima con l'inizio del girone di ritorno. Ciao ciao!